Una grande manifestazione internazionale organizzata dalla WISP con la partecipazione di gruppi sportivi che si sono organizzati attraverso i gruppi ultra delle società sportive di calcio italiane ed europee, ma che vede anche la partecipazione di associazioni del territorio, di tutto il territorio nazionale ed internazionale, con diciamo lo sfondo della cultura, della promozione della cultura antirazzista. Nella 19ª edizione, che è quella di quest'anno, che si svolgerà a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, prevista la partecipazione di 5.000 atleti con 170 squadre, 400 partite da svolgere in 24 campi che sono stati organizzati appunto in quella di Castelfranco. Prevista anche la partecipazione di 60 squadre che invece parteciperanno a tornei di basket, di pallavolo e di rugby. L'iniziativa quest'anno si svolgerà dal 1 al 5 di luglio ed oltre a iniziative di sport prevede anche iniziative di riflessione e di confronto sui temi dell'antirazzismo. Tra questi, il 3 di luglio, una tavola rotonda a cui parteciperà anche il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, il presidente della Società Italiana Allenatori, quindi Damiano Tommasi e Renzo Olivieri, insieme all'europarlamentare Cecil Kienghe e ad altri partecipanti. Vogliamo in questi 5 giorni di grande festa dello sport, dell'antirazzismo come segnale da lanciare a tutto lo sport internazionale, segnalare che la WISP, le ruspe, preferisce usarle per dare un calcio al razzismo, per dare un calcio ad ogni forma di discriminazione e non come alcuni partiti politici intendono dire ed usarle con pura propaganda ideologica.